Buongiorno amici ascoltatori dell'Opinione Equestre, siamo qui seconda giornata di gare al Fixed Design Show Master Show. Siamo in compagnia di Giampiero Garofalo, ieri vincitore della gara media dell'Internazionale. Gli vorremmo tre domande. Ciao Giampiero, prima domanda, come hai trovato questo concorso ippico qui alla Fiera di Roma? Buongiorno a tutti, penso sia un concorso molto bello organizzato nei minimi dettagli. Ero stato qui anche l'anno scorso, ma penso che quest'anno abbiano migliorato molto, molto, soprattutto i campi, le scuderizzazioni, e credo sia un concorso che non ha niente da invidiare agli altri. Oh, facciamo una seconda domanda. Giampiero, sappiamo tutti che risiede all'estero, monta per una scuderia importante, e come mai sei venuto fino qui giù a Roma a saltare questo concorso? Diciamo che tornare in Italia per me è sempre bello. Avevo due cavalli qui in scuderia da mio fratello a Roma, non avevo altri appuntamenti e ho deciso di venire qui a fare questo concorso. Oh, terza domanda. In Italia, specialmente a Roma, abbiamo già due manifestazioni importanti come l'Oxio di Piazza di Siena e il Global Tour allo Stadio dei Marmi, sono concorsi outdoor. Manca una gara d'eccellenza indoor qui a Roma da tanti anni. Come vedi questa Fiera di Roma, magari in futuro come un CSI 4-5 stelle o magari una tappa di Coppa del Mondo, senza nulla togliere a Verona che è super organizzata? Ma credo che il concorso abbia tutte le carte in regola per fare qualcosa di più importante, e credo sia bellissimo poter fare anche un indoor, dato che già abbiamo Piazza di Siena. Quest'anno è stato confermato anche il Global e credo che un appuntamento indoor potrebbe completare questo piccolo cerchio di concorso importante. Beh, io spero che riescano a organizzare un buon concorso, perché alla fine è sempre bello tornare in Italia e avere dei bei concorsi da poter partecipare. Bene, ringraziamo Giampiero, gli facciamo in bocca al lupo per la sua carriera già piena di vittorie. Grazie.